Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Mi mancava fare un video dalla mia postazione, è un bel po' che non ne facevo uno. Oggi abbiamo ricevuto un pacchetto e questo è un video speciale perché andremo a fare un piccolo upgrade al mio computer. Cioè piccolo per modo di dire. Ho vissuto e convissuto fino adesso con un hard disk, vecchio modello proprio, da 1 tera. Oggi ho ricevuto questa, passeremo a un SSD M2 della Samsung da 1 tera ovviamente. Finalmente l'ho acquistata, dovrebbe essere bella veloce, quindi sono andato sul sicuro. All'inizio ne avevo trovato un'altra della Silicon Power, mi pare, una cosa del genere. Sembrava andare molto bene ed essere molto performante, il prezzo era praticamente lo stesso, però non lo so, non ero molto convinto, quindi abbiamo detto andiamo al sicuro con Samsung. Niente, quindi andrò a installarla, vi farò vedere come si fa. Io ho un vecchio hard disk, quindi poi dovrò semplicemente spostare tutto usando un programma direttamente dall'hard disk, comunque all'SSD, per non dover reinstallare Windows e ogni singolo programma, così gli farò un backup e li sposterà tutti assieme. Però il programma vada, l'ho appena installato, ho visto diverse recensioni, ma ho anche visto che alcuni dicevano che non funzionava più ed era a pagamento, perché appunto questo programma è gratuito, almeno per quello che bisogna fare. Speriamo non sia così, se no mi toccherà trovarne un altro o comprarlo. Solo che andare a spendere 20 euro o più per una roba che uso una volta mi girerebbe un pochino le scatole. Però vediamo se funziona, speriamo di sì, perché non ho voglia di trovarmi incasinato nel mentre sto facendo questo lavoro. Niente, andiamo ad aprire anche la scatolina, giusto così. Prendiamo il nostro fido coltello. Dovrebbe aprirsi da qua, sì, non vorrei scassarla. E voilà, sono curioso di vederla anch'io. Guardate, è tutta bella inscatolata, guardate qua che roba ragazzi, qualità premium. Dovrebbero inserirci un programma per spostare il tutto. Ho visto che in altri c'è, adesso leggo che ho visto anche delle istruzioni dietro. Comunque questa qua, semplicissima, piccolissima, sembra delicatissima, cerchiamo di non scassarla. Ci rimettiamo al loro posto, vediamo cosa c'è nella scatola, perché ho visto che sotto ci sono altre cose. C'è un piccolo manuale della Samsung, che penso non ci dica nulla, anche questo e chiuso. Bella madonna, cosa c'è dentro, figa. Cioè, lingue diverse da quello che vedo, e spiega semplicemente come spostarlo, come modificarlo dal laptop, che si può mettere anche l'adattatore, si può usare direttamente esternamente come un SSD appunto esterno, eccetera eccetera. Direi che di questa non ce ne facciamo niente. Iniziamo subito con lo smontaggio del PC. Devo spegnerlo, anzi prima cosa adesso farò un test, lo spengo, lo riaccendo, voglio vedere quanto ci mette cronometrato a riaccendersi, così poi vediamo anche la differenza d'accensione. Ok ragazzi, vediamo il tempo di accensione, ho qua il cronometro, andrò a cronometrare. Accendiamo il PC, cronometro partito, vediamo il tempo, devo metterci anche la password. Tempo scorre, adesso l'ho anche appena spento, non so se questo possa influire sulla velocità di accensione. Beh, ci sta mettendo tantino più del solito. Ok, ci ha messo tantino, questa è la velocità dell'hard disk che ha adesso. È quasi pieno, è 1 tera e ha ancora tipo meno di 100 giga liberi appunto di spazio. Vediamo, adesso sì, si è già acceso, sta ancora caricando. Quindi lo lascerei un attimo andare. Sì, questo è il tempo di accensione, quindi ci ha messo circa 1 minutino. Poi però adesso tempo che carichi le cose, eccetera eccetera, sistemi le impostazioni comunque della scheda video, perché ogni volta mi cambia lo schermo. Poi il fatto che io possa magari iniziare a usare un programma. Ok, dovrebbe essere andato. Mettiamo una musica per vedere se parte subito. Come vedete infatti ci ho cliccato e ci sta mettendo già un'eternità. Ok. Boh, direi che è partito, vabbè, ci ha messo 1 minuto, ci ha messo 1 minuto ad accendersi, poi tra il sistemarsi e far partire anche la canzone, altri 40 secondi in più. Però vabbè, teniamo il minuto per accendersi e stabilizzarsi, 1 minuto, 1 minuto e mezzo. Niente, ora andiamo a smontare il PC. E ragazzi, ecco qui il PC, spero la ripresa è decente, la sto facendo col DJI. Andiamo a smontare le viti qui nel pannello. Questo è un case un po' del cazzo, ho pagato veramente poco, però tipo questo PC l'ho assemblato durante la quarantena, quando i pezzi non si trovavano, io non so come ho trovato tutto e
Anche la scheda video l'ho trovata fortunatamente da un rivenditore che c'era a Lodi, una città vicino a Milano. Ce l'aveva lì avanzata e l'ho presa al volo. Ok, pannello rimosso, ora andiamo a girare il PC, ovviamente. Ok, ragazzi, devo andare a togliere la scheda video perché l'attacco per l'M2 si trova esattamente sotto. Ok, la mettiamo da parte e eccolo qua, qua Ultra M2, quindi l'attacco è quello, andiamo a prendere la nostra SSD, eccola qua, bisogna far combaciare, ovviamente di qua ci sono i 5 dentini e qua il lato con i 5 dentini, come possiamo vedere, è da questo lato, quindi semplicemente si infila piano, spingiamo. Ok, è entrata. Poi qua rimarrà alzata, ma è una cosa normale perché adesso andremo a mettere la piccola vitina lì che lo terrà abbassato. E andiamo ad avvitare. Stringiamo bene, ma ovviamente non troppo forte da rischiare di spaccarlo, ma semplicemente di fissarla. Ok, dovrebbe essere fissata. Ora riprendiamo la nostra scheda video, andiamo a rinfilarla. Qui c'era un cavo che avevo fatto passare sotto. Qui, perché se no non sapevo dove farlo passare per nasconderlo. Ok, mettiamo, clicchiamo. Ok, si è incastrata. Andiamo a rimettere le due viti qua che lo tengono. È più complicato infilare queste viti, ragazzi, che tutto il resto. E anche la seconda è a posto. Ok, qua dovrebbe essere tutto fissato. Intanto che ci sono, gli do una spolverata col compressore. È nuovo, quindi non è tanto impolverato, ma come vedo, tipo la ventola invece qua è piena di polvere. Quindi gli diamo una bella compressata, ragazzi. Ok, ragazzi, ho lasciato il case aperto sia la parte di qua e ho tirato via anche la parte dietro perché dopo andrò a staccare l'hard disk. Ora andiamo a fare la prima accensione dopo l'installazione dell'SSD e iniziamo a copiare il tutto dall'hard disk all'SSD M2. Tanto accendiamo e assicuriamoci che tutto funzioni, che non abbiamo toccato qualcosa per sbaglio o tirato via qualche cavetto. One eternity later. Ok, come vediamo è partito, era arrivato veramente l'ora di cambiarlo, tralasciando che è pieno e sì, adesso andrò a ririempirlo, ma poi lascerò comunque quell'hard disk dentro e andrò a svuotarlo e lo userò come seconda memoria, comunque per i vari video di YouTube o per tutte le mie foto, o comunque per tutte le cose secondarie. Così almeno mantiene il PC più pulito e più veloce. Ora andiamo a fare la parte difficile. Allora, io ho scaricato questo programma Easy As Todo Backup. Facciamolo partire. Speriamo veramente funzioni ancora in modo gratuito senza dover comprare appunto il programma in sé. Ma prima di tutto ho visto che bisogna andare qua, cliccare col tasto destro. Gestione disco, ve lo faccio direttamente vedere così appunto perché non so se filmando lo schermo poi c'è qualche problema appunto nello spostare tutto. Allora, vedete, mi si apre questa parte, inizializza disco, dobbiamo inizializzare intanto il disco perché appunto è un disco nuovo, qui mi dà già GPT, quindi lo lasciamo così, clicchiamo su ok e ecco qua quello nuovo. Noi avevamo questo qua che è diverso, cioè è diviso comunque in diverse partizioni, quello nuovo è quello nero e mi dice che non è ancora allocato. One eternity later. Ok ragazzi, dopo diverse ore forse ce l'ho fatta. Allora, ho trovato quest'altro programma che si chiama Macrum Reflect. È un programma gratuito, ovviamente c'è anche la versione a pagamento. L'ho trovata grazie a un video di Av Maggiolina. Massimo, vi lascio il link qua sotto così potete vedere anche il suo video. Speriamo funzioni. Adesso provo nel caso mi ha salvato perché ho trovato mille altri programmi, ma tutti sono stati modificati, quindi sono tutti a pagamento per poter spostare questo tipo di cose, soprattutto su SSD. Allora, il programma è questo, l'ho installato, l'ho aperto. Ora, da quello che ho visto, bisogna semplicemente, vabbè, questo ovviamente è il mio hard disk e devo semplicemente spostare tutto su il secondo, che è questo qua, che come vedete è vuoto. Quindi facciamo clona disk, questa parte qua, spero riusciate a vedere. Qua mi dice seleziona il disco da clonare. Ovviamente io ne ho solo uno, quindi non rischio di clonare su altri dischi, hard disk o SSD sbagliati. Quindi seleziono qua, seleziono questo, poi faccio next, qui faccio ancora next, qui faccio
Finish. Qua mi chiede se voglio salvare un backup, eccetera, eccetera, ma non mi interessa di salvarlo. Quindi faccio ok e niente. La clonazione partita dovrebbe essere andata, poi lo scopriremo dopo. Io ho quasi un tera da copiare, quindi ci metterà, penso, diverso tempo. Questo dipende anche dai dischi. Ovviamente sì, mi sta copiando su un SSD M2, ma sta copiandolo da un classico hard disk. Niente, vi lascio qua e intanto attendiamo. Ok ragazzi, eccoci tornati. Nel mentre io ho fatto palestra e ho fatto doccia, devo ancora cenare, ho una fame assurda. Accendiamo subito il PC. Ci ha messo all'incirca un'ora e 42 da quello che c'era scritto lì. Ora premerò F2 perché ho lasciato collegato anche l'altro, appunto l'altro hard disk, non l'ho voluto tirare via. Vediamo se dal BIOS, che non è partito, a parte che si è acceso instant, quindi boh, cerchiamo un attimo di capire, perché in realtà volevo staccare l'altro hard disk in modo che mi leggesse appunto solo l'SSD nuovo. Cioè, è stato allucinante, cioè, ragazzi, non ci ha mai messo così poco, 3 secondi ad accendersi e già tutto partito. Facciamo riavvia sistema, vorrei mi desse il BIOS. Ok, in teoria è partito il BIOS. Allora, vediamo un attimo qua. Qui c'è il SATA, bot priority, me lo mette primo. Qua mi dice che la priorità la sta dando appunto all'SSD 980. Quindi in teoria dovrebbe essere così. E vedendo anche la velocità con cui si è acceso, direi che è così. Ok, usciamo. Non vorrei cancellare l'altro e fare un casino della Madonna. Cioè, è fulminio, è fulminio. Prima, mentre cercavo l'applicazione, ho installato anche Samsung Magician, che in realtà è appunto un'applicazione apposta per Samsung, per velocizzare di più le SSD, per tenerle sotto controllo, temperature, cose varie. E mi faceva vedere ovviamente anche l'altro hard disk. Ora mi dice che sono tutti e due pieni. Quindi, allora, l'hard disk SATA, che era quello prima, non sta funzionando per l'appunto adesso. Non me lo sta leggendo, quindi potrei anche formattarlo, ragazzi. Beh, io direi di andare qua. Beh ragazzi, non so che cazzo sia successo, stavo editando per l'appunto il video, ho la parte audio ma non ho più la parte video dell'ultimo pezzo. Da come avete visto, andando a formattare per l'appunto disk SATA, l'ho semplicemente formattato, ho provato a riaccendere e rispegnere il computer, accensione cronometrato ci ha messo 10 secondi. Quindi ragazzi, da un minuto e 40 a 10 secondi di accensione, top. Adesso sono passati 2 giorni, un giorno, l'ho usato comunque in questo tempo. Devo dire che è una bomba in qualsiasi programma, da Premiere, da Vinci, appunto, che sia come Photoshop o qualsiasi altra applicazione in generale, me l'apre tipo così. Che sono rimasto più che soddisfatto di questo acquisto. L'unico vero problema è stato trovare un programma gratuito che mi potesse e mi permettesse di spostare il tutto senza appunto non dover pagare un abbonamento per fare un lavoro una volta. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia stato anche utile. Vi lascio sotto il link al programma e anche al video che me l'ha consigliato. Vi ricordo di lasciare tanti like e commenti e che altro dire? Nient'altro. Bella!